Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. La Lega di Salvini ha perso mezzo punto percentuale in una settimana. Non va meglio agli azzurri di Forza Italia che hanno perso il meno 0,4%. È sempre tempo di sondaggi. Cosa succederebbe dunque se si votasse oggi? Un'idea l'ha data il TGL A7 di Enrico Mentana che lunedì scorso, 21 novembre, ho proposto ai telespettatori un sondaggio targato SWG sugli orientamenti di voto. I dati forniti da Mentana confermano il consenso in costante crescita di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, confermando che la «luna di miele» con gli italiani è più che mai in corso. Il partito della Premier infatti vola al 30,4%, crescendo ancora dello 0,3%. Un aumento vertiginoso, racimolato in una sola settimana. Tanto più importante perché conferma che FDI ha superato la soglia psicologica del 30% dei consensi. Dietro a Fratelli d'Italia un gruppo in difficoltà, dietro a Giorgia Meloni in fuga l'impressione è quella di un gruppo che, se non arranca, appare in grossa difficoltà nell'inseguire la lepre in testa. La piazza d'onore va ancora ai 5 Stelle di Giuseppe Conte, che però perdono per strada lo 0,1%, tornando sotto il 17% della settimana precedente, slittando al 16,9% delle intenzioni di voto. Guadagnano qualcosa i principali colleghi rivali all'opposizione. Il PD riduce infatti lo svantaggio sui pentastellati portandosi al 16,2%, più 0,2%. Al quarto posto c'è il terzo polo col tandem Azione Italia Viva che scende leggermente, meno 0,1%, al 7,9%. Il tonfo di Lega e Forza Italia, ma il calo più consistente lo fa registrare la Lega di Matteo Salvini, che perde addirittura lo 0,5% in una settimana e retrocede in quinta posizione col 7,6%, dall'8,1% di una settimana fa. Balza all'occhio fa notare Mentana che Fratelli d'Italia ha esattamente il quadruplo dei voti potenziali della Lega. Esattamente, al decimale, aggiunge come a rincarare la dose. Male anche Forza Italia, che lascia per strada 0,4 punti percentuali e scivola a 6,4%. Sul fronte dell'opposizione al governo crescono Verdi e Sinistra, che aumentano delle 0,2% e arrivano a un 4% tondo tondo. In crescita anche Più Europa, più 0,1%, che sale al 3%. Scende invece Italexit di Gianluigi Paragone, meno 0,2%, in calo all'1,5%. Aumenta il suo potenziale consenso invece Unione Popolare, più 0,2%, che sale all'1,5%. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.